La sfida mentale di 10 giorni. Oggi voglio riproporti questa sfida di Anthony Robbins, l'ho già proposta qualche centinaio di pillole fa, tratta dal libro Appunti da un amico di Anthony Robbins. La sfida mentale di 10 giorni. Se non fai nient'altro di quanto suggerito da questo libro, almeno fai questo. Io la chiamo la sfida mentale di 10 giorni. Questo esercizio ha capovolto la mia vita. Come? Mi ha consentito di prendere il controllo della mia mente, impedendomi di trattenere pensieri negativi in modo permanente. Sei pronto? Ecco le regole del gioco. 1. Durante i prossimi 10 giorni rifiuta di rimanere ancorato a cattivi pensieri, sentimenti, domande, parole o metafore. 2. Quando scopri che ti stai concentrando su cose negative, e certamente lo farai, poniti subito domande per ristabilire uno stato migliore. Inizia con le domande che risolvono problemi. E c'è un riferimento alle domande che risolvono problemi e dopo ve le riporto. 3. Quando ti alzi al mattino, poniti le domande del mattino e prima di addormentarti quelle della sera. Anche qui dopo ve le leggerò. Questo sistema farà meraviglie nel farti sentire bene. 4. Per i 10 giorni successivi, concentrati completamente sulle soluzioni e non sui problemi. 5. Se hai un brutto pensiero, domanda o sentimento, non abbatterti, cambialo subito. Se esiti su uno di questi per più di 5 minuti, dovrai aspettare la mattina successiva e ricominciare da capo i 10 giorni. Il traguardo è inteso come la capacità di riuscire in 10 giorni consecutivi a non soffermarti su pensieri negativi. Ogni volta che esiti troppo sugli stati negativi, devi ricominciare da capo, indipendentemente da quanti giorni hai superato. Voglio che tu sappia che il potere della sfida mentale di 10 giorni è davvero incredibile. Se resisti, ti porterà una serie di benefici nella tua vita, che non si fermeranno. Ecco almeno quattro cose che ti darà. 1. Ti mostrerà tutte le abitudini mentali che ti impediscono di evolvere. 2. Spingerà il tuo cervello a cercare alternative potenzianti ed utili. 3. Ti darà una tremenda scossa di sicurezza quando realizzerai che puoi cambiare la tua vita. 4. Creerà nuove abitudini, nuovi standard, nuove aspettative che ti aiuteranno a crescere ed a goderti la vita, ogni giorno sempre di più. Questo è un esercizio interessantissimo perché anche le persone che tendenzialmente non si lamentano molto, capita a tutti, bene o male, sempre di soffermarsi su qualche problema, magari, o di lamentarsi di qualcosina. Ad esempio, che non mi lamento mai, mi sono reso conto che quando mi alleno in palestra, a un certo punto, quando arrivo all'estremo, dico no, non ce la faccio più, ed effettivamente è un lamentarsi. E qual è l'utilità di questa lamentela? Assolutamente nulla, perché non porta niente di benefico nella mia vita. Quindi, in quel caso, ogni volta dovrei ripartire da zero nel contare 10 giorni per fare questo esercizio. E praticamente un esercizio che possiamo tranquillamente fare di conseguenza per tutta la vita. Ora ti leggo le domande che Anthony Robbins suggerisce. Queste sono le domande che risolvono i problemi, le prime che ti accennavo. 1. Che cosa c'è di utile in questo problema? 2. Che cosa non è ancora perfetto? 3. Che cosa intendo fare perché vada come voglio io? 4. Che cosa non intendo più fare perché vada come voglio io? 5. Come posso godermi il processo mentre faccio ciò che è necessario perché vada come voglio io? Già queste sono domande che, se iniziamo a porcele generalmente proprio nella nostra vita, ecco che la qualità della nostra vita migliorerà di conseguenza, perché sono domande molto molto importanti. Poi le domande da porci al mattino, le domande che danno potere. 1. Che cosa mi rende felice adesso nella mia vita? Cosa di questo mi rende felice? Come mi fa sentire? 2. Cosa di questo mi rende entusiasta? Come mi fa sentire? 3. Cosa mi rende orgoglioso adesso nella mia vita? Cosa di questo mi rende orgoglioso? Come mi fa sentire? 4. Di che cosa sono grato in questo momento? Cosa di questo mi rende grato? Come mi fa sentire? 5. Nella mia vita, cosa mi sto godendo in questo momento? Cosa di questo sto godendo particolarmente? Come mi fa sentire? 6. In che cosa mi sto impegnando adesso? Cosa di questo mi fa sentire impegnato? Come mi fa sentire? 7. Chi amo? Chi mi ama? Cos'è che mi fa amare? Come mi fa sentire questo? E infine, le domande della sera, che sono solo 3. 1. Che cosa ho donato oggi? In quali modi oggi ho contribuito? 2. Che cosa ho imparato oggi? E infine 3. In che modo questa giornata ha aggiunto qualcosa alla qualità della mia vita? In che modo posso usare questa giornata come un investimento per il mio futuro? Con questo è tutto, ti invito veramente a prenderti un po' di tempo e a ragionare, a riflettere, a rispondere a queste domande, perché possono veramente impattare in maniera significativa sulla tua vita. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, queste domande sono tratte dal libro Appunti da un amico di Anthony Robbins, un libro quasi introvabile, ma se vi capita l'occasione di reperirlo è un libro che consiglio di leggere. In ogni caso, veramente prendetevi qualche minuto e riflettete su queste domande, perché
Concentrarsi sulle soluzioni invece che sui problemi cambia la vostra vita da così a così. Concentrarvi sulle emozioni positive rispetto a quelle negative, di nuovo, cambia la vita da così a così. Concentrarsi su tutte le cose che per un motivo o per l'altro possono portare comunque energia positiva o positività in generale nella vostra vita vi aiuterà tantissimo a superare qualunque tipo di problema e a migliorare la vostra vita e a raggiungere nuovi obiettivi. Quindi rispondete a queste domande perché sono veramente domande importanti. Con questo è tutto davvero e vi saluto. Ciao!